Con De Borcio siamo a Monfalcone, siamo su Solaris 50, nuovissimo, appena varato. È la novità 2022 del cantiere di Aquileia. Beh, abbiamo grandi aspettative su questo 50 piedi perché il precedente modello di Solaris 50 è stata la barca più venduta del cantiere con quasi 60 esemplari, quindi è una barca, un modello sicuramente iconico perché rappresenta probabilmente in questo momento la taglia che va per la maggiore tra i clienti Solaris. Sostituisce un 50 che ha avuto grande successo, 15 metri è una misura magica. Per tanti anni è stata l'ammiraglia dei cantieri che producevano barche in serie, era un po' un punto d'arrivo. Adesso si può quasi definire una barca media, ma è una misura importante. Con 15 metri si fa tutto e si naviga ovunque. È la barca più grande che si può portare da soli, quindi che non ha bisogno di un equipaggio, per cui è un modello centratissimo per dimensioni, per rapporto qualità-prezzo e per estetica, dove crediamo di essere davvero bravi, insomma. E quindi una barca che sta riscuotendo veramente un grande successo. Come tutte le barche di Solaris, è disegnata dall'argentino Soto Acebal. Rispetto al modello precedente è leggermente più voluminosa, con una superficie bagnata un po' maggiore. Questo significa più rigidezza alla vela e un pochino più volume all'interno. Abbiamo cercato di fare delle migliorie importanti. La prima che mi viene in mente è sicuramente il tender garage, che permette un ingresso del tender longitudinalmente. Di conseguenza hai un tender garage completamente stagno, comodità di accesso e di inserimento e utilizzo del tender. I camminamenti terminano subito avanti ai timoni con due scalini comodi per scendere e salire e lasciano ovviamente un pozzetto molto molto largo. Le timonerie sono a tutta larghezza, per cui quando si è al timone, anche con uno spray hood aperto, si riesce ad avere una visibilità perfetta a prua. La barca è comunque più larga del vecchio 50, quindi abbiamo più volume sia sulla poppa sia anche a prua. È cambiato un po' il disegno dello scafo, abbiamo uno spigolo spostato sulla prua, ci dà maggior volume e maggior galleggiabilità della prua. Questo migliora molto il trim della barca in navigazione, soprattutto in bolina. C'è una grande ricerca della semplicità, facile da usare. Eccone un esempio, il fiocco autovirante che abbiamo visto su altre barche e anche sui Solaris, ma che ormai è diventato un must per i croceristi. Randa full battened con Boma Park Avenue, in questo caso albero di carbonio. La strumentazione elettronica è a cura di B&G. Sotto il boma strumenti Nemesis, in console display multifunzione Zeus 3S. Ci sono delle novità in pozzetto. Le ruote del timone sono state spostate molto a poppa e molto verso l'esterno, in modo che il timoniere possa vedere davanti anche quando c'è lo spray hood aperto. Inoltre, davanti al timoniere c'è una zona libera e per camminare, per salire in coperta, ci sono due gradini molto semplici, non ci sono ostacoli da scavalcare. Un particolare che rivela l'attenzione alle finiture è questa chiusura per il telaio dello spray hood. Davanti alla ruota del timone la stazione con i due winch, ovviamente due per lato, che servono a regolare le scotte sia di randa che di Genoa e tutte le drizze. Uno dei due winch suggeriamo di sceglierlo elettrico per semplificare tutte le manovre più faticose. Ed eccoci nella dinette di Solaris 50. Gli interni sono opera dello studio di Patrick Roseau.
Il layout è quello tradizionale ormai per le barche Solaris, vale a dire una bella cabina armatoriale a prua che si può avere sia con letto centrale sia con letto laterale. Nella zona di poppa due cabine che possono avere o letto matrimoniale o due letti separati, in più c'è un'opzione per avere uno o due bagni. In questo caso con due bagni cambia la zona carteggio e quella cucina. È una barca di semplice eleganza con le finiture satinate molto riposanti per l'occhio. Qui di fianco a me l'albero di carbonio passante, questa è una barca studiata anche per regatare, quindi questo diventa un optional quasi obbligatorio per la ricerca delle prestazioni. Albero passante come si usava una volta sulle barche da regata. Il letto centrale nella cabina armatore consente ai due occupanti di scendere e salire dal letto senza disturbare l'altro. L'opzione con il letto a murata ha altri vantaggi nella disposizione generale degli spazi, in quel caso il bagno è a estrema prua. Qui c'è un bagno con doccia separata di fronte un grande armadio. Qualche novità in cucina, il lavello in quest'isola affiancata alla scaletta. La macchina di fuochi ha il piano a induzione e non più i fornelli a gas. Qui dietro il frigorifero diviso in due parti, quella di sotto può fare anche da freezer. Credo che il mercato riconosca che Solaris è un cantiere ormai storico, perché è stato fondato nel 1974 e che ha una grossa esperienza nella costruzione delle imbarcazioni. Il nostro obiettivo è quello di creare barche marine per persone che vanno in mare veramente, non solo dei belli oggetti, come credo anche che siano, ma degli oggetti per appassionati di mare, ed è un po' infatti anche il motto dell'azienda, costruito per persone che vanno in mare, che usano la barca. Quando abbiamo provato Fortunata, che era il Solaris 50 della serie precedente, questo golfo era davvero arrabbiato. Abbiamo preso raffiche fino a 40 nodi, avevamo un fazzoletto di randa. Oggi su questo nuovo 50 piedi non è così. Il golfo di Trieste ci regala al massimo 6 nodi di vento. Però ci ha consentito di usare tutte le vele a disposizione, vale a dire la randa tutta issata, il Genoa che è autovirante e un a zero. Abbiamo superato facilmente la velocità del vento raggiungendo 6,7-6,8 nodi con 6 di vento reale con l'asimmetrico. Sono buone prestazioni per una barca di 50 piedi che è sì un performance cruiser ma che è totalmente dotata per la crociera. Altre sensazioni, questa barca ha due pale piuttosto larghe tra loro, abbastanza inclinate. La direzionalità del timone è sempre ottima, almeno in queste condizioni leggere. Di bolina non si sente la mancanza di un Genoa un po' più grande. Probabilmente se si vuole affrontare la regata, qualche metro quadro in più a prua non guasta. In queste condizioni abbiamo trovato un'ottima vela all'asimmetrico, un po' più grande di un Code Zero, non così panciuto come un Gennaker, e ci ha dato quella velocità, quella propulsione ideale per provare questa carena. Easy Handling è un obiettivo di tutti i cantieri, le barche contemporanee ci riescono, anche Solaris 50 ce la fa, l'armatore non ha bisogno di equipaggio, basta avere a bordo un valido aiuto per condurre la barca.